Ci sono dei posti nel mondo in cui madre natura concede all'uomo di ammirare le proprie bellezze da un punto di vista privilegiato. Quello in cui la distanza che ci separa dagli elementi naturali si riduce, quasi si azzera, permettendoci non solo di guardare, ma anche di vivere appieno le meraviglie che il nostro pianeta ci offre. Madeira è uno di questi. Ciao ragazzi, in questo video andremo a scoprire l'isola di Madeira, ripercorrendo un itinerario di 6 giorni che ci porterà a visitare i suoi punti di interesse più importanti. Ma prima è opportuno fare alcune brevi considerazioni, per poi iniziare il percorso di esplorazione. Sappiate che per visitare l'isola in modo appropriato, sentendosi realmente liberi e padroni del proprio tempo, è fondamentale munirsi di un'automobile. Non dico che senza sia impossibile, ma credetemi, andate a perdere tanto. Perché la bellezza di quest'isola sta anche nel fermarsi a bordo strada, scendere dalla macchina ed ammirarne i panorami meravigliosi. Relativamente all'avviamento, a Madeira i paesaggi, così come il clima, cambiano a distanza di poche ore e pochi chilometri. Per questo assicuratevi sempre di vestirvi a strati e di avere dei vestiti impermeabili. Menzione particolare alle scarpe. Se non le avete, procuratevi delle scarpe da trekking con suola impermeabile. Io ad esempio avevo acquistato queste da Decathlon per una quarantina di euro. Al di là che piova o meno, infatti spesso nei vari percorsi e trekking bisognerà attraversare pozzanghere o zone in parte allagate. Due parole sul clima. Fa mediamente caldo. Io ero stato a novembre ed ero praticamente sempre in maniche e pantaloncini corti. Tuttavia, se avete intenzione di fare il trekking da Pico Arieiro a Pico Ruivo, che vedrete più avanti nel video, assicuratevi di avere qualcosa contro il vento e direi anche un po' contro il freddo, quantomeno in inverno. Ultimissima considerazione, in base al periodo dell'anno in cui vi recherete a Madeira avrete più o meno ore di luce a disposizione. Tenetene sempre conto quando andate a organizzare itinerari giornalieri. Dunque, abbiamo parlato abbastanza, immergiamoci ora nell'isola. Cercherò nel descrivervi i luoghi di dare ad essi anche un ordine logico di visita in base alla loro posizione. Tenete presente che io ho alloggiato a Funchal, centro principale dell'isola, e che vi consiglio specialmente se volete fare anche un po' di vita serale. Buona visione! Partendo da Funchal, ho deciso di iniziare in grande sin dal primo giorno, recandomi alla punta di São Lourenço, per svolgere uno dei trekking panoramici più belli dell'isola. Lasciata l'auto nell'apposita area di parcheggio, ho iniziato così il mio percorso. Questo qui è il trekking che porta nel punto più a est dell'isola, la punta di São Lourenço, ed è veramente bellissimo, cioè super panoramico. Ci vuole circa un'oretta se si va dritti, però ovviamente noi ci fermeremo anche ad ammirare il paesaggio. Sono arrivato alla fine del percorso della punta di São Lourenço, in cima nel punto panoramico, e ho davanti a me uno dei paesaggi più belli che io abbia mai visto, e adesso credo che me ne starò qui mezz'ora ad ammirarlo. Nel mentre, voi allacciatevi le cinture, perché adesso si vola. Bello, notevole. Adesso si è fatta una certa, quindi conviene iniziare a far strada per il ritorno, perché poi farla al buio è abbastanza pericoloso, quindi andiamo. Lo so che l'ho già detto, però ci tengo a ribadirlo, ragazzi, che vista, cioè assurdo. Ah, una cosa importante anche, che se volete venire qua per il tramonto, che sicuramente è uno degli orari più belli, anche se qua è consigliato più per l'alba perché è ad est, mi raccomando, tenetevi un buon margine, nel senso che adesso per esempio il sole non è ancora tramontato, ma è spuntata una bella nuvoletta che lo copre, e quindi vedo tanti poveretti che stanno salendo adesso, stanno finendo il percorso, peccato che arriveranno lì e troveranno, non dico buio, però non vedranno né il sole tramontare né il paesaggio illuminato, quindi mi raccomando un margine di tempo adeguato. Per la sua vicinanza geografica, incastrando bene i tempi, potrete svolgere il medesimo giorno
anche il percorso del Caldeirão Verde, un trekking immerso nella rigogliosa vegetazione del posto. Oggi iniziamo la nostra giornata con Cabo Girao, che è una delle scogliere a strapiombo sul mare con vista panoramica più alte d'Europa. Staremo qui giusto qualche minuto per fare qualche foto, qualche video e poi proseguiamo oltre nel nostro itinerario. Dunque, che dire, non avevo grandi aspettative per questo posto, perché comunque la vista è bella, sì, però è molto turistico, è strapieno di gente e obiettivamente a Madeira ci sono punti panoramici più belli di questo e senza questa grande calca, quindi non più di 10-15 minuti e poi si prosegue via. Se i punti di interesse di Madeira sono meravigliosi, le strade che ad essi conducono non sono certo da meno. E di questo iniziavo ad accorgermi mentre da Cabo Girao mi dirigevo verso la foresta do Fanal, attraversando vie panoramiche da togliere il fiato. Adesso mi sono fermato qui su questo belvedere e sono sostanzialmente avvolto dalla nebbia. Ovunque, uno spettacolo veramente grandioso, impressionante. E adesso però diamo uno sguardo anche dall'alto. Quando venite a Madeira è essenziale affittare un'auto. Io ora mi sono appena fermato qui, in questo posto nel nulla, e qui ovviamente non è che ci vai col pullman pubblico, capito? Lasciato il Miraduro do Lombo do Mouro, ho proseguito il mio cammino in auto verso la magica foresta laurisilva di Fanal. Prima di imbattermi in una enorme distesa pianeggiante, sormontata dalle tante pale eoliche che dominano l'isola, sono passato dinanzi al sentiero che porta ad uno dei più bei punti panoramici dell'isola, il Miraduro da Bica da Cana. Qui la scelta è vostra, se vederlo sulla via di andata, di ritorno o direttamente un altro giorno. Io consiglio di vederlo verso l'ora del tramonto, seppur il sole cali dall'altro lato della valle. Tenete d'occhio la presenza di nuvole nell'aria, perché sono quelle a renderlo speciale. Dato che è di strada, io ve lo mostro adesso. Sono al Miraduro di Bica da Cana e secondo me si candida a essere forse il miglior Miraduro che ho visto qui a Madeira. Meraviglioso. Sono appena arrivato alla foresta do Fanal, che è uno dei tre posti principali per i quali sono voluto venire qui a Madeira. Questa foresta in realtà è famosa nella sua versione più spettrale, diciamo, nel senso che in questo altopiano si riempie spesso di nebbia e ovviamente con la fortuna che ho avuto c'è un sole che spacca le pietre. Però adesso il meteo qua cambia molto in fretta, molto rapidamente, quindi io sono fiducioso, vedo già nuvole all'orizzonte e quindi aspettiamo un po' di vedere se cala la nebbia, trasformandola così davvero in un luogo incantato. Tra l'altro adesso non c'è questa versione spettrale, però è veramente rilassante, ci sono in questa prateria enorme e forse prima lo avete notato alle mie spalle, sono circondato da mucche che pascolano, prima se ne è avvicinata una e venta a brulicare l'erba qui a un metro da me ed è veramente piacevole. Come era prevedibile, alla fine la nebbia è calata e adesso rimarrò qua finché c'è luce, perché è veramente un posto proprio bello, mistico. Cioè, guardate attorno, tutto nebbia, nulla. Veramente per essere un posto turistico c'è davvero poca gente. Bellissimo. Thank you.
Dopo un affascinante imbrunire tra gli alberi avvolti dalla nebbia, ho fatto ritorno verso casa. Il giorno seguente sarebbe stato il più intenso di tutto il viaggio, dedicato interamente al trekking più noto e arduo dell'isola, quello che da Pico Arieiro porta a Pico Ruivo, la vetta più alta. Sono appena arrivato all'inizio del lungo trekking che porta da Pico Arieiro a Pico Ruivo, che è quest'ultimo è il punto più alto dell'isola, e dopo 3 giorni stavo veramente iniziando a chiedermi se avesse avuto senso portarsi la giacca qui a Madeira, e ragazzi, assolutamente sì, cioè fa veramente fresco, cioè vento, quindi giacca indispensabile, mi raccomando. L'ideale ovviamente comunque resta vestirsi a strati. Il trekking che porta da Pico Arieiro a Pico Ruivo è probabilmente uno dei percorsi panoramici più belli al mondo. Durante tutto il cammino tra le due cime vi sentirete stretti dal dolce abbraccio delle montagne, che vi farà assaporare con tutti i vostri sensi la natura incontaminata che Madeira offre ai suoi visitatori. Vedute mozzafiato, sentieri sullo strapiombo e bianche nuvole che nascondono le valli sottostanti vi accompagneranno, tra un momento di stupore e l'altro, durante tutto il tragitto. Una volta raggiunto Pico Ruivo, la soddisfazione di ammirare tutta l'isola dall'alto mentre il vento vi graffia la faccia sarà un bel premio per la vostra determinazione. No, però aspettate, un'idea del vento che c'era su Pico Ruivo ve la voglio dare. Tuttavia, questo è bene saperlo, per la sua lunghezza, per il notevole sforzo fisico che richiede e per la totale assenza di punti di ristoro o di personale addetto alla sicurezza lungo il sentiero, questo non è un trekking per tutti. Nella descrizione del video troverete molte informazioni utili su questo trekking e sul perché è opportuno fare alcune valutazioni prima di intraprenderlo. Se avete in programma di svolgerlo, leggetele attentamente. Per il giorno seguente avevo scelto un itinerario nella parte nord-occidentale dell'isola, inserendo come prima tappa la piccola e appartata Cappellina di Fatima. Sono nella zona di San Vincent, nella parte nord dell'isola, e sto andando a visitare la Cappellina di Nostra Signora di Fatima. Tra l'altro probabilmente ci sono solo io, perché come vedete c'è solo la mia macchina parcheggiata, e adesso c'è un piccolo sentiero da fare a piedi, dopodiché si arriva su. E tra l'altro salendo comincia anche a vedersi una discreta vista panoramica, ma poi la vediamo bene da su. Sono arrivato su ed è veramente molto carino. Qui c'è la chiesetta. Questo posto è veramente veramente molto carino, perché c'è proprio un'atmosfera rilassante. In questo momento sono completamente solo, più vabbè il gatto. Ed è bello, a parte che c'è una bella vista, però proprio l'aria che si respira è molto pacifico, ecco. Però adesso, come sempre, diamo uno sguardo dal cielo. Lasciata la Cappellina di Fatima, mi sono diretto più a nord, verso Porto Moniz, fermandomi di tanto in tanto ad ammirare la bellezza dei paesaggi e del maestoso Oceano Atlantico. Mi trovo a Porto Moniz, nel nord-ovest di Madeira, e sono in un posto famoso per delle piscine naturali, che sono queste alle mie spalle, che si sono formate chiaramente con l'acqua del mare che va ad accumularsi tra le rocce, e devo dire che io le avevo sottovalutate vedendole nelle immagini prima di venire qua, però in realtà è molto bello secondo me, perché mentre si fa il bagno in queste piscine si ammira a parte le solite scogliere meravigliose di Madeira, ma anche le onde fortissime che si abbattono sulle scogliere circostanti. Dopo le piscine di Porto Moniz mi attendeva uno dei luoghi più suggestivi dell'isola, il Miraduro da Garganta Funda, nella zona più ovest dell'isola. Questo posto è spettacolare, si chiama Miraduro de Garganta Funda, è nell'estremo ovest dell'isola, è, ragazzi, una meraviglia. Oltretutto sono completamente da solo, quindi me lo sto proprio godendo appieno. Wow! We'll be right back.
5 minuti di macchina da questo miraduro si trova invece Punta do Pargo, il punto più occidentale dell'isola da cui ammirare un tramonto sul mare davvero meritevole. Tutto questo in presenza del bellissimo faro che domina la scogliera. Un'altra giornata si andava a concludere e, mentre facevo strada verso casa, ripercorrevo nella mia mente le immagini di tutti quei luoghi meravigliosi che stavano riempiendo ininterrottamente le mie giornate su questa piccola isola in mezzo all'Atlantico. Il giorno successivo lo avrei dedicato a visitare la cascata Dos Anjos e a svolgere uno tra due trekking con punto di partenza comune, il percorso delle 25 fonti, più famoso e conosciuto certamente, e il sentiero che porta alla Goa do Vento. Nella costa sud-ovest dell'isola c'è una cascata molto famosa e cade direttamente in mezzo alla strada. La cascata Dos Anjos, cadendo direttamente sulla strada, ha certamente un suo fascino. Del resto è uno dei luoghi più instagrammati dell'isola, tuttavia a mio modesto parere non rientra nei luoghi imperdibili da visitare e per questo motivo si può tranquillamente inserire come mera meta di passaggio mentre ci si reca in altri punti di interesse sull'isola. Eccola qui, ci stiamo avvicinando alla famosa cascata e ora ci passiamo sotto. Boom! Bello, divertente devo dire. Dopo il rituale passaggio sotto l'acqua, ho proseguito quindi in salita verso la prossima destinazione. Sono all'inizio del percorso delle 25 fonti, che è uno degli hiking più famosi di tutta l'isola, ma dallo stesso punto parte anche un altro percorso che porta alla Goa do Vento. E siccome già ero abbastanza diffidente su queste 25 fonti perché è molto 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 turistico, pieno di persone, e dalle immagini onestamente non mi sembrava neanche chissà cosa, e dovendo scegliere per ragioni di tempo, ho deciso di non fare il percorso delle 25 fonti, ma di andare appunto alla Goa do Vento. Quindi vedremo poi se sarà stata una scelta corretta. Il percorso è molto carino, costeggia praticamente tutto un canale di irrigazione per le coltivazioni della zona e si fa proprio appunto in mezzo al verde, in mezzo alla natura. E tra l'altro in alcune zone è anche parecchio umido, quindi una felpa, sebbene faccia veramente caldo, però una felpa tenetela alla portata di mano sempre. Ci siamo quasi, siamo negli ultimi 900 metri prima di arrivare alla doppia cascata che ci aspetta, e adesso si scende, che purtroppo vuol dire che al ritorno si salirà. Il paesaggio è veramente carino quando si arriva alla fine della discesa. C'è questa bella cascata alle mie spalle, che ora vediamo meglio con delle immagini, e questo laghetto. Però mi raccomando, se venite come me intorno alla metà di novembre, non arrivate oltre l'1:30, perché poi cala l'ombra e non rende più allo stesso modo. L'ultimo giorno del mio viaggio a Madeira mi sono finalmente concesso di fare un giro per Funchal, centro abitato principale dell'isola e luogo in cui ho alloggiato per tutta la mia permanenza. Molto piacevole è la passeggiata sul lungomare della città. Inoltre, imperdibile è certamente la Rua de Santa Maria, con le sue numerose porte colorate dipinte a mano e i suoi innumerevoli ristorantini e negozi di souvenir. Sempre in questa zona troverete anche diversi locali nei quali poter fare vita serale. Infine, per gli appassionati di calcio, probabilmente saprete che Cristiano Ronaldo è originario proprio di Madeira, di Funchal. È qui presente un museo interamente ad egli dedicato, al quale si può accedere con un costo del biglietto di 5 euro. Dopo aver visitato Funchal, mi sono recato nella parte nord-orientale dell'isola, caratterizzata da lunghe strade panoramiche, immerse nel verde e con una vista sull'oceano davvero incredibile. Terminato il percorso in auto, ho fatto direttamente ritorno all'aeroporto. Il mio viaggio in quel di Madeira si andava infatti adesso a concludere.